Buongiorno, sono Elena Mastretta, la direttrice scientifica e responsabile della sezione didattica formativa dell'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusiossola. Per le pillole di storia e per una definizione approfondita di quanto accadde nella cosiddetta Repubblica dell'Ossola nelle sue settimane di vita, ci occupiamo oggi in maniera specifica. Della idea di scuola che all'interno di questa realtà di zona liberata venne concepita è un'idea di scuola che ribalta del tutto eh, l'impianto fascista precedente e eh, la cui eh, immaginazione, ma anche la cui costruzione, che arriva ad un punto veramente molto avanzato, viene affidata ad una specifica commissione, la commissione didattica consuntiva. Eh, se si leggono ehm, rispetto alla totalità delle esperienze di zone liberate eh, quelli che sono eh, gli atteggiamenti e eh, i propositi in campo di istruzione, eh, gli studiosi sono normalmente concordi nell'affermare che l'azione la più lungimirante che da questo punto di vista le repubbliche partigiane mettono in atto è proprio quella ossolana. Viene creata questa commissione che è una commissione di esperti di altissimo livello, non tutti appartenenti alla giunta, ma comunque dalla giunta eh, nominati. La commissione è presieduta da Gianfranco Contini e ehm, la situazione, essendo questa zona liberata eh, all'inizio di settembre, è quella intanto di dover riavviare l'anno scolastico. Si prevede la riapertura delle scuole per il 16 di ottobre, ehm, data alla quale bisogna arrivare con eh, delle idee su come fare scuola in modo diverso da quello che si è fatto fino a quel momento, ma anche dove farla, quindi trovando i locali all'interno dei quali mettere i bambini, le bambine, i ragazzi le ragazze e soprattutto trovando gli insegnanti che ehm, da una parte non possono essere troppo compromessi eh, con il regime fascista, ma dall'altra devono anche abbastanza velocemente adattarsi a questa ehm, nuova modalità didattica e eh, a questi nuovi contenuti che verranno proposti. All'interno della sala storica di Domodossola sono tanti i documenti che raccontano questo lavoro eh, molto serrato che la, che la commissione fa e questi eh, sono tutto sommato, so, non tutto sommato, questi sono i eh, protagonisti eh, della commissione didattica. Contini, abbiamo detto, eh, che poi insomma, diventerà un grande filologo, eh, Calcaterra, che era un docente universitario, Don Cavalà che eh, rappresentava diciamo, i rosminiani e eh, la figura che vedete al centro eh, con i capelli bianchi in camicia è eh, Mario Bonfantini. Lui era anche commissario, vi avevamo detto in precedenza con il nome di Mario Bandini. Ma ehm, a detta degli storici, soprattutto di Bocca e eh, di Bergovic, che per primi eh, si sono occupati eh, di ricostruire eh, la vicenda ossolana. Ehm, L'animatore proprio ehm, della cosiddetta riforma scolastica. Ehm, Bonfantini, tra l'altro, ehm, non fu soltanto attivo all'interno eh, della commissione per la stesura, insomma, eh, del nuovo assetto eh, scolastico, ma ehm, mise in piedi anche una sorta di università popolare. Ehm, che ebbe un grande successo e quindi l'attenzione complessiva che la giunta rivolge all'istruzione ehm, non è soltanto un'attenzione rivolta alle persone più giovani in età scolastica, ma quella che oggi probabilmente potrebbe essere definita una formazione permanente. Ehm, gli insegnanti eh, mancano quando si deve riaprire l'anno scolastico. Ci sono circa 220 scuole nel complesso della zona liberata e eh, mancano, questo dicono i documenti, 94 insegnanti. Eh, si fanno del, delle specie di bandi per recuperare eh, un numero sufficiente, ma si immagina anche eh, di aumentare gli orari, di unire le, di unire le classi. E, ehm, non c'è una vera e propria epurazione della classe insegnante precedente eh, si allontanano soltanto le persone che proprio erano più fortemente compromesse con il regime eh, per il resto poi ehm, quello che è molto interessante è che si va direttamente ad agire sui contenuti di quanto eh, deve venire insegnato a scuola eh, quindi ehm, materie che eh, erano state introdotte dal regime fascista non sono più contemplate, si immagina eh, di fare una scuola più vicina ehm, anche al territorio e ehm, di adottare quello che oggi è un pochino potremmo definirlo il sistema delle aule aperte, si reintroduce lo studio delle lingue straniere. E si cerca proprio di decostruire eh, il sistema propagandistico che era intrinseco eh, alla scuola fascista. E ehm, in, molti, in molti carteggi si parla eh, di un'antologia per le scuole medie che ehm, proprio Mario Bonfantini aveva avviato. In realtà eh, di, questo, di questo testo noi non abbiamo ad oggi trovato traccia. Certamente però il problema dei libri di testo, al di là della volontà di Bonfantini di scriverne uno ex novo, è un problema cogente perché se non si vogliono utilizzare gli stessi contenuti del fascismo non si possono utilizzare gli stessi libri di testo. Quindi da una parte si fa appello alle capacità ehm, di insegnanti. Eh, di ciascun docente che viene a questo punto incaricato, eh, ma ehm, dall'altra eh, si pensa o di recuperare testi precedenti la dittatura fascista andando a cercarli nelle biblioteche locali, testi che magari non erano stati buttati, ma che in qualche modo erano stati conservati e che potevano essere utili proprio perché non irrigimentati. Ma dall'altra parte ehm, il commissario didattico che era Alcide Bara ehm, scrive al suo corrispondente direttore delle scuole di lingua italiana eh, a Lugano in Svizzera chiedendo eh, l'invio di un certo numero eh, di testi scolastici in lingua italiana della Svizzera che sicuramente eh, non, non presentavano ehm, così, caratteri di eh, propaganda. Questi testi probabilmente non sono mai arrivati perché poi eh, la zona è stata rioccupata, ma eh, sicuramente tutta questa movimentazione che si crea intorno al problema della scuola e l'importanza che all'istruzione, appunto, sia dei più giovani che degli adulti, si attribuisce è qualcosa che caratterizza l'esperienza ossolana. Eh, sappiamo dai, dai racconti, ma anche da alcune interviste che Mario Bonfantini ha rilasciato eh, dopo ehm, la fine della seconda guerra mondiale, che ehm, le sue lezioni di ehm, storia dell'Europa all'Università Popolare eh, erano molto seguite da persone ehm, di genere, età, culture, ed estrazione sociale molto diversa. E ehm, addirittura lui fa eh, l'ultima lezione quando ormai ehm, le truppe naziste sono alle porte della città, ehm, le persone però sono radunate nella sala dove le lezioni devono svolgersi e attendono l'arrivo del, del docente. E a quel punto Bonfantini dice, vabbè, è vero, i cannoni sono vicini, però se voi volete sentire la lezione io la faccio. Il pubblico numeroso dice sì, facciamo quest'ultima lezione perché probabilmente sarà l'ultima occasione di sentire qualcosa di diverso e quindi questa lezione, insomma, in questa situazione di emergenza in cui già qualcuno si stava mettendo in salvo, viene effettivamente effettuata. Appunto abbiamo detto che ehm, Alcide Bara, che era il direttore didattico, ha un grosso ruolo, anche se non è uno dei, dei componenti, la commissione didattica consuntiva proprio come nomina e questa è ehm, la riproduzione di quella che molti chiamano poi la, la carta della scuola che contiene il riassunto eh, di tutto il lavoro fatto e che va appunto ad individuare le metodologie e le materie di insegnamento che da quel momento in avanti avrebbero dovuto caratterizzare la scuola dell'Italia libera. Per quello che riguarda le pillole di storia relative al tema delle repubbliche partigiane, di quella ossolana in particolare, noi abbiamo concluso. Ehm, più avanti forniremo dei contenuti che riguardano ciò che eh, di queste esperienze possiamo ritrovare nel dopoguerra, e quindi eh, ci sarà una nuova fase.